ultime sull'attacco del Milan. È la settimana di Zirkzee, ma nei prossimi giorni potremmo avere un quadro più chiaro sul reparto offensivo del Diavolo. Sono giorni caldissimi per il calciomercato del Milan. Il club rossonero è pronto a piazzare i primi colpi e inevitabilmente si partirà dall'attacco. Il Diavolo, d'altronde, ha la necessità di mettere le mani sull'erede di Olivier Giroud e il prescelto ormai da mesi ha un nome e un cognome, Joshua Zirkzee. Come vi abbiamo raccontato, il Milan ha deciso di premere il piede sull'acceleratore per chiudere l'affare. La clausola rescissoria, da 40 milioni di euro, non è un problema, così come per lo stipendio, sui 4,5 milioni. L'accordo c'è, ma serve ancora quello sulle commissioni. Balla ancora qualche milione, ma le parti hanno voglia di venirsi incontro e i contatti sono continui. Già tra domani e dopodomani è atteso un nuovo summit per avvicinarsi ulteriormente. La settimana che si apre è dunque davvero importante per arrivare ad Ama. La fiducia non manca ma bisogna trovare un'intesa totale ben presto, con l'Arsenal che osserva e resta sullo sfondo. I prossimi giorni, però, non saranno solo quelli della svolta per Joshua Zirkzee. Il blitz a Londra di Moncada, d'altronde, è servito ad intavolare più trattative, oltre a cercare di capire la disponibilità dell'Aston Villa per Cash, si è parlato con il Chelsea per sondare il terreno per Armando Braja e Romelu Lukaku. Entrambi gli attaccanti piacciono, ma non sono certo vicini al Milan, anzi. Il piano del Diavolo, però, è chiaro. Zlatan Ibrahimovic, Giorgio Furlani e Jeffrey Moncada vogliono mettere a disposizione di Paolo Fonseca due centravanti. Ma si andrà a caccia di un'occasione. Milan, dubbi De Ketelaere e Jovic. Nel frattempo capiremo presto cosa ne sarà di Charles De Ketelaere e Luka Jovic. Con il belga, il Milan non ha alcuna intenzione di fare sconti all'Atalanta e se i bergamaschi non dovessero versare i 23 milioni del riscatto tutto tornerebbe in discussione. De Ketelaere tornerebbe alla base e si farebbero le valutazioni del caso con la nuova guida, ma ad oggi la sua permanenza risulta difficile. Per quanto riguarda Jovic, il quadro non è cambiato. Il Milan vorrebbe continuare con lui ed utilizzarlo come jolly di attacco, ma il giocatore vorrebbe maggiori garanzie. Ecco perché la fumata bianca non è ancora arrivata. I prossimi giorni, dunque, avremo uno scenario più chiaro per quanto riguarda l'attacco del Milan, destinato a cambiare pelle.